Nonostante la sospensione del Sistri stabilita dal decreto Cresci Italia, il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, con un decreto dell'agosto scorso, ha riproposto la scadenza del 30 novembre prossimo per il pagamento del contributo 2012 per il Sistri, il sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti. Immediata la protesta di Confartigianato. Confusione e inefficienza sono stati denunciati in questi giorni anche dal presidente dei carrozzieri, Roberto Cazzaro, che ha raccolto le segnalazioni di aziende che hanno chiamato il numero verde del Sistri senza riuscire a parlare con gli addetti dell'apposito servizio informazioni. L'ultima cosa di cui hanno bisogno le imprese, ha detto il presidente nazionale di Confartigianato e di Rete Imprese Italia, Giorgio Guerrini, è di alimentare ulteriore confusione su questa materia. Va ricordato che oltre 325.000 imprenditori italiani hanno speso 70 milioni di euro per l'iscrizione al Sistri e per l'acquisto di oltre 500.000 chiavette USB e di quasi 90.000 black box, il tutto per un sistema mai entrato in funzione. Soldi per i quali Confartigianato ha chiesto almeno una compensazione con quanto si dovrà versare dal momento in cui il sistema sarà realmente operativo. Il Sistri, ha osservato il presidente provinciale Agostino Bonomo, va integralmente riprogettato sulla base di criteri di efficienza, trasparenza, economicità e semplicità.